uscito da qualche mese e che rappresenta un punto d'arrivo di un'avventura iniziata 26 anni fa, per l'appunto con un quaderno ogni due anni, sette poeti per ogni quaderno, quindi passiamo diventando autori inclusi in questi 26 anni, con un passaggio di almeno due generazioni all'interno. I poeti che interverranno con me questa sera nella presentazione del contenuto e dei poeti contenuti nel tredicesimo quaderno sono già stati tutte le loro volte in quaderno. Guido Mazzoni una ventina d'anni fa, poi tempi più recenti la Grazia Calandroni e ancora più recenti Gino Policastro. E questo devo dire che a me fa molto piacere, si crea all'interno del quaderno una tradizione anche da un punto di vista artistico. Io cederei subito la parola a Guido Mazzoni che ha accettato di portare le sue considerazioni su questa nuova pubblicazione del quaderno e poi chiederemo una alla volta i poeti presenti per una lettura e per uno scambio di considerazioni critiche, critiche con le due poeti insieme. Quindi la parola a Guido. Una delle frontiere più importanti per quelle che taglia nel campo letterario contemporaneo riguarda il rapporto col passato. Ci sono due linee di frattura. La prima è questa: le generazioni di frattati adulti del 1968 sono a poco a poco, hanno scoperto a poco a poco intorno a sé una forma di bilinguismo culturale. Questo perché una delle trasformazioni più importanti che ha avuto luogo nella cultura diffusa negli ultimi 50 anni è la nascita di una nuova cultura umanistica parallela e concorrente rispetto alla cultura che si fa a scuola. Questa cultura umanistica è stata diffusa dal cinema, dai giornali, dalla televisione, dai fumetti, dalla musica pop e rock ed è diventata parte dell'etere culturale nel quale le generazioni nate a partire dalla seconda metà degli anni 60 e in modo progressivamente sempre più accentuato a partire dal 77 sono cresciuti. Oggi gli scrittori si definiscono anche in rapporto a questa situazione di bilinguismo. In secondo luogo, oltre che bilingue, le generazioni nate e cresciute dopo il 1968 sono anche parte, si sentono anche parte e oggettivamente si muovono dentro un campo culturale molto esteso, il campo culturale creato e generato dall'alfabetizzazione di massa, che è al tempo stesso la più grande insieme alla sanità pubblica, conquista della socialdemocrazia o cristiano-democrazia dell'Europa occidentale nella seconda metà del Novecento e allo stesso tempo una fonte di perpetua contraddizione culturale. È in rapporto a e a causa della alfabetizzazione di massa che il campo culturale contemporaneo oggi si divide in una vasta produzione mainstream e mid-out e delle aree intermedie e alcune residue, di solito protette dalle istituzioni, aree di nicchia o di ricerca. Gli scrittori si definiscono in rapporto a lo stato delle cose generato dall'intersezione di questi due movimenti, in molti casi paralleli, a volte incrociati, la situazione del bilinguismo e il rapporto tra mainstream e nicchie. Questo quaderno raccoglie tutti i poeti che dal punto di vista storico e sociologico sarebbero oggi definiti millennial, cioè tutti autori nati negli anni 80 del Novecento e che sono cresciuti nell'attesa, quando erano bambini e adolescenti, del cambiamento di millennio, hanno o dovrebbero avere un rapporto nuovo e sorgivo con le nuove tecnologie e in Italia sono tutti oggettivamente
nativi berlusconiani, cioè hanno una memoria solo infantile o al massimo preadolescenziale di un mondo in cui Berlusconi non c'era. Berlusconi non esiste solo a partire dal 1994, Berlusconi esiste soprattutto a partire dal 1980, cioè da quando Canale 5 comincia la propria trasmissione in Italia. Ora, la prima distinzione che ci troviamo a fare quando si parla di letteratura contemporanea è quella fra degli scrittori che scrivono tenendo conto della nuova condizione culturale che si è creata in questi ultimi decenni e che scrivono in qualche modo dopo la fine della cultura di una volta, ibridando la cultura di una volta con la nuova cultura oppure ignorando la cultura di una volta, e gli scrittori invece che mantengono un legame con la tradizione. Usando una categoria inventata da Giorgio Vicara e ripresa e sviluppata da Gianluigi Simonetti, si potrebbe dire che una delle prime distinzioni che attraversa il campo culturale contemporaneo è quella fra gli scrittori post-tradizionali e gli scrittori stile Novecento. Categoria stile Novecento inventata da Vicara e usata in questo senso da Gianluigi Simonetti. Mi colpisce vedere che nel tredicesimo quaderno di poesia contemporanea gran parte degli autori, forse in un certo modo tutti, con la parziale, solo parziale, eccezione di Ramonda, che però appartiene ad una tradizione non meno ramificata e colta di quella pienamente novecentesca, tutti questi scrittori sono scrittori che hanno un rapporto con il Novecento. Spesso molto profondo, spesso colto, spesso quasi professionale. Sono sette autori nati negli anni 80 del Novecento e allo stesso modo sono ancora scrittori legati alla tradizione del Novecento. Interessante anche vedere la provenienza, in qualche modo la formazione, la build di questi autori. Se i miei dati sono corretti, presumo dai vostri risvolti di copertina, da Internet e da Franco Buffoni, sei di voi sono laureati in materie umanistiche, come del resto anche i presentatori. C'è un outsider, cioè un medico, che è Daniele Rosso, giusto? Sì. Che è sempre utile avere un medico in qualunque situazione. Soprattutto un medico. Se fossero artisti figurativi diremmo che hanno fatto tutti l'Accademia, in sostanza, quasi tutti l'Accademia. Diremmo anche che 5 su 7 sanno disegnare, cioè hanno imparato molto bene i fondamenti della tradizione, e anche Orso che in realtà li ha imparati. Dunque 6 su 7 sanno disegnare, lo si vede dalla metrica tradizionale che riemerge molto spesso dal loro verso libero, lo si vede nell'orecchio ritmico che hanno, lo si vede nell'apparizione di un lessico poetico che fa stile Novecento, lo si vede nella presenza diffusa di un vocabolario che si forma tra la terza generazione, cioè tra la generazione dei poeti nati negli anni 10 del Novecento e la neomanduana. In mezzo a loro c'è Ramonda che se fosse un artista figurativo diremmo che ha comunque fatto l'Accademia, però i suoi professori dell'Accademia gli hanno insegnato direttamente a fare l'installazione, cioè ha superato, ha oltrepassato la fase del disegno e si ispira ad una tradizione non più cronologicamente novecentesca, ma molto radicata nel XXI secolo e non meno corta della fine stratificata, ramificata e di nicchia della tradizione novecentesco. Per tentare di parlare di questi autori in modo unitario si può ricorrere ad alcune categorie. La prima è, diciamo, mutuata per metafora dalla psicoanalisi, quella del punto di fissazione. Nella psicoanalisi il punto di fissazione è l'età psichica in cui si fissa la nevrosi di carattere. Sono nevrosi e caratteri fissati all'infanzia, nevrosi e caratteri fissati ai conflitti adolescenziali, nevrosi e caratteri fissati ai conflitti genitali. Ecco, ogni autore, ogni scrittore
ha, soprattutto ad un poeta, ha un suo, una sorta di suo punto di fissazione per la donna, cioè il punto in cui si situano i maestri ideali cui la scrittrice o il scrittore guarda. È interessante vedere quali sono i punti di fissazione degli, di coloro che partecipano a questo poema. Per quanto riguarda Cornali, mi sembra che il punto di fissazione sia piuttosto chiaramente la terza generazione poetica del Novecento, cioè la generazione dei nati negli anni 10, in particolare Sereni e Luzzi, Luzzi esplicitamente richiamato nel testo di Apparato, un Luzzi e un Sereni colti prima della trasformazione che nell'opera di Luzzi e Sereni avviene a cavallo degli anni 60, quando Luzzi e Sereni e tutti i poeti di quella generazione, Petrucci, Caproni, gli Ermetici Vesigui, Tortini, Tanzotto, che pure ha una decina d'anni di più, essendo nato nel 1921, ma anche Pasolini, che ha un anno di più, nel 22, si confrontano con la neoavanguardia e devono reagire. Reagiscono cambiando i propri codici poetici. Ecco. Cornali si rifà ad una terza generazione anteriore a, questa, a questo cambiamento di codici e ne introietta con molta attenzione i tanti fondamentali del linguaggio. Claudio Crocco ha, secondo me, due punti di fissazione. Uno sempre nel tre punti. Uno nel linguaggio della terza generazione che ha assimilato molto profondamente, l'altro più vistoso nel De Angelis narrativo, cioè nella parte più narrativa delle opere di De Angelis, in particolare in certe movenze di somiglianze che hanno l'andamento di Epifania di un narratore. In terzo luogo, autori degli ultimi decenni si sente Mario Benedetti, si sente qualcun altro nella fotografia di Claudio. Per quanto riguarda Lanza, mi sembra che il punto di fissazione sia la tradizione del commento degli anni 50 e 60. Pagliarani è sicuramente un autore di riferimento. Un secondo punto di fissazione è più decisamente contemporaneo, cioè come ricorda il prefatore Costerla, si sente la presenza di Targhetta, di Franzini, io direi anche forse di Cesare Viviani nella forma della lotta. Naturalmente dietro questa tradizione del poemetto narrativo c'è la tradizione del poemetto modernista che nel testo di Lanza riaffiora fin dal primo inserto plurilinguistico che interrompe la narrazione della seconda pagina. Invitiamo tutto il personale ad ultimare le operazioni di apertura, grazie. Questo è, diciamo, la riscrittura all'inizio degli anni 10 del XXI secolo di ciò che nel Wasteland 90 anni prima era Hurry up, please, it's time. Mancinelli sembra appartenere ad una tradizione lirica, attenta agli archetipi e distante dalla contingenza, che ha una lunghissima durata nella storia poetica del Novecento, può andare, se si vuole, da Rilke a Rizzos, e naturalmente è imparentata con un tipo di poesia lirica a prevalenza femminile, non esclusivamente femminile, ma a prevalenza femminile, che troviamo, per esempio, rappresentata in modo illustre nella poesia della generazione ormai centrale della poesia contemporanea, da Antonella Netta, che è anche autrice del racconto. Per quanto riguarda Orso, a differenza di quello che dice Flavio Santi nell'introduzione, io non sento Fortini, perché moltissimo Giudici mi sembra il poeta di riferimento, ancora una volta un poeta in senso lato terza generazione, anche se la sua rinascita è di 10 anni posteriore rispetto a quella degli autori propriamente terza generazione, ma il suo clima, che la collaborazione di Giudici, è quello. Per quanto riguarda Pini, l'autore di riferimento è sicuramente De Angelis urbano ed epifanico. Rispetto a Crocco, se Crocco sembra vicino, fedele al De Angelis narrativo nella costruzione dei suoi testi,
e dal De Angelis narrativo alla terza generazione, di cui De Angelis era all'altezza delle somiglianze, lettore dichiarato e attento, Pini è più vicino al De Angelis puntuale, con una densità metaforica più alta, e topografico, c'è un forte elemento topografico non solo in Pini, anche in Cornali e Maggiore. Ramonda è l'unico che ha il proprio dichiarato punto di fissazione del XIX secolo, nell'esplosione del genere della poesia in prosa che ha avuto luogo negli ultimi 15 anni, forse negli ultimi 25 anni della storia poetica italiana, non solo negli autori poi ancora in prosa, ma prima, fin dai tempi, di un libro secondo me fondamentale per molti sviluppi della poesia successiva, come gli esercizi di fittologia di Valerio Magrelli del 1990. Che cosa cercano di fare questi autori? Due di loro fuggono dall'io, sono Lanza e Ramonda. Lanza fugge dall'io col commento, riconducendosi alla tradizione del commento narrativo anni 50, anni 60, e quindi ancora modernista, e poi con i riferimenti contemporanei che abbiamo detto, Ramonda con la poesia in prosa. Il momento narrativo e poesia in prosa sono generi contigui e in un certo modo concorrenziali, perché contigui, cioè occupano come se occupassero la stessa posizione nel campo letterario, e negli ultimi decenni c'è stato come un passaggio di peso tra il momento narrativo e la poesia in prosa. La poesia in prosa è diventata sempre più diffusa, i movimenti narrativi sono scivolati più alla periferia del campo letterario rispetto a quanto succedeva negli anni 50 e negli anni 60, quando il momento narrativo era l'invenzione letteraria che tendeva a diventare egemone non solo nella tradizione dell'avanguardia, ma molto prima nella tradizione di officina e poi nella scrittura di poeti di vera terza generazione, come appunto Serini, Posto di Vacanza, o Luzzi, i Luzzi dei libri scritti a partire dagli anni 70. Vanno entrambi verso il testo polistorico, che è poi una delle caratteristiche della letteratura italiana del nostro tempo, non solo italiana, ed è trasversale alla poesia e alla prosa. L'idea di costruire un testo in cui molti destini si intrecciano, e avendo un valore corale, ciascuno dei quali però da solo non basta a sostenere se isolato il testo, è diffusa nella letteratura italiana contemporanea, è diffusa nel genere chiamato poesia, nel genere ancora chiamato poesia, una discussione che lasciamo dopo se c'è tempo, ma è diffusa anche in testi che formalmente non appartengono al genere della poesia. La trovate in Broggi, lo trovate nell'ultimo libro di Cinzia Policastro presentato questi giorni poco lontano da qua, ma lo trovate ovviamente in Arminio, lo trovate in Santoro, eccetera. In questo c'è qualcosa di profondamente radicato alla nozione di cast, cioè c'è il fatto che le nostre generazioni hanno fatto per la seconda, per la terza volta nella storia moderna una traumatica e frontale esperienza della massa, del loro vivere in massa, dell'essere in una massa. Inoltre in questo c'è un dichiarato valore politico, dichiarato in Lanza e anche piuttosto visibile in Ramonda, di mimesi, di una alienazione attraverso due forme diverse di pietà oggettiva, potremmo dire, una pietà oggettiva apertamente pagliaraniana e affidata ad un narratore molto interventista in Lanza, e uno sguardo che sta fuori dal testo ma è sempre presente ad organizzare la visione nei testi di Ramonda. In entrambi i casi abbiamo dei sorti di micro racconti fondati su una forma di deflazione dell'esperienza, delle epifanie, e che rimandano all'idea di una solitudine e di una privatezza assoluta, e abbiamo anche una forte impressione di disorientamento. Gli altri autori cercano di prendere un'altra strada, cercano piuttosto di acclimatare il pronome di prima persona singolare all'atmosfera morale, politica, culturale del nostro tempo. Cornali, Mancinelli, Orso e Pini lo fanno riprendendo e trapiantando delle persone liriche che si fissano in epoche pre-ottocentesche e cercando di farle rivivere in un contesto mutato. Sarebbe interessante, qui lo rimando un altro momento,
per esempio vedere i movimenti, gli spazi, i movimenti che questi ego lirici compiono e anche quello che potremmo chiamare il decorpo, se volete con una parola disunta da questa italiana contemporanea in senso stretto, l'oggettistica di questa cosa, cioè in che spazio, in che tempo, con che oggetti, in che situazioni questi io poi. Interessante che due di questi autori, cioè Cornali e Pini, tendano a interpretare l'io a partire dai luoghi. In un caso Cornali mi sembra questi luoghi sono fondati, sono forti nel radicamento, nell'altro caso c'è una dialettica tra radicamento e sradicamento in un contesto deterritorializzato che è comune e tipico della generazione nata negli anni 80-800, cioè prima delle generazioni precedenti, oltre ad essere generazioni nate con le nuove tecnologie, oltre ad essere generazioni relativamente berlusconiane in Italia, senza che questo sia una condizione politica, no, significa semplicemente il clima culturale nel quale si è cresciuto, cioè con la televisione commerciale come dato di fondo, come oggetto che esiste, che non si è visto nascere, ma che è lì, fin dall'inizio. Oltre a questo sono anche le come direbbero i giornali, le generazioni Erasmus, questo si vede nell'atmosfera geografica dei testi. Crocco usa un modello di soggettività poetica radicato in due momenti del Novecento, abbiamo visto due o tre momenti del Novecento, per costruire un soggetto poetico che intercetta alcuni aspetti del nostro zeitgeist. Il primo di questi aspetti, il più vistoso, è quello che dà il titolo al libro, il rapporto con il social network come luogo di definizione di una nuova forma pubbliscolare, corale, espansa di identità. Il secondo è l'emersione di un nuovo soggetto femminile molto interessante. Finora in poesia la liberazione sessuale femminile è stata messa nel testo, di solito con teatralità, ostentazione e senso dello scandalo, percezione dello scandalo, da Valduga, che è stata la prima scrittrice a far emergere in modo chiaro, netto, mettere al centro del testo questo tema. Crocco le dà una sorta di versione normalizzata, cioè forse insana, sì. E si vede che qui è arrivata una nuova generazione, cioè una generazione che non ha più bisogno di rivendicare questo, di porre questo come scandalo, ma lo pone nell'etere diffuso e ne vede altre contraddizioni, ne fa emergere altre contraddizioni. Infine l'elemento, anche questo molto radicato, profondamente radicato da Zeitgeist, è il desiderio di essere guardato, che dà il titolo. Deve essere guardati è non solo il motore dei social network, in qualche modo, cioè il desiderio che qualcuno metta like alle nostre produzioni, ma è anche qualcosa di profondo del soggetto che vive in una condizione di mercato permanente, cioè laddove il mercato non è soltanto la condizione economica in cui si è gettati, ma è anche quella atmosferica lotta per il riconoscimento che costituisce una dei tratti fondamentali dell'atmosfera del nostro tempo, la pubbliscolare lotta per la visibilità e il riconoscimento. In questo testo l'io la intercetta e però continua a rimanere titolare di una biografia, non se ne fa dissolvere, la vive come esperienza. Mentre altri autori di questo libro l'avrebbero risolta in una maniera più direttamente impersonale, posto soggettiva. L'impressione che il quaderno rimanda progressivamente è quella di una, come spesso succede con la poesia, di autori che dal punto di vista culturale e della profondità della scrittura sono, lo dico con una metafora brutalmente hegeliana, sono più avanti rispetto alla media dei romanzieri
vent'anni, cioè che hanno una consapevolezza letteraria e un grado di autoriflessione mediamente più elevato rispetto a quello che un genere ormai dichiaratamente mainstream, spesso è il medio, il romanzo contemporaneo, riesce a produrre. Ovviamente sono condannati alla nicchia, ma questo vale a tutti i poeti, da quando la poesia ha perduto il mandato sociale, questo è successo in Europa, nel 1900, è stato messo in testa la pazzesca, come esplicita, e poi in modo radicale a partire da quel momento la poesia replica questa condizione di come per usare un'immagine che si trova in Senza Verso di Trevi, come l'opera di coloro di quegli pittori e scultori gotici che a 80 metri di altezza dipingono cose magnifiche, sapendo che nessuno o quasi nessuno da terra riuscirà a vederle o si preoccuperà di alzare la testa. In realtà Trevi la sta riprendendo da Walter City, la scuola di nudo, dove si trova la scuola di nudo, il romanzo del 1994, Walter City, il romanzo che da City ha permette l'esordio di City e probabilmente rimane il suo capolavoro, cui si trova questa stessa metafora. Riferita però questa volta a in generale gli scrittori di ricerca, in senso lato, gli scrittori che escono fuori dal mainstream e cercano di fare qualcosa che non si è già fatto, fare qualcosa che non è previsto e rompere col senso comune. Una prospettiva simile, il 13° quaderno italiano non è diverso dai 12 quaderni che precedono. Si sente il segno di coloro che lo hanno assemblato, cioè dei giudici, arbitri che hanno fatto la formazione, degli allenatori che hanno fatto la formazione, diciamo. Se gli allenatori fossero stati diversi, ovviamente il risultato avrebbe contemplato magari degli slam poets o dei poeti selvaggi che sono, cioè ingenuamente autobiografici che qui non ci sono, da poeti stile Novecento, non ci si può che aspettare un quaderno largamente stile Novecento, e in questo fedele alla tradizione dei quaderni di poesia contemporanea. Quelli che coloro che mi hanno preceduto non erano alla fine troppo diversi da voi, quindi come si legge sui Memento medievali, noi siamo, anzi, noi siamo quelli che voi siete, no, non sarei quelli, insomma. E voi sarete quelli che non siamo, che è tragico se volete, è una prospettiva inquietante, avrete molta poca visibilità, però potrete occupare degnamente una nicchia e continuare a dipingere le vostre miniature a 80 metri. Grazie a Guido Mazzoni per questa bellissima prolusione al nostro reading, e tra l'altro vedo che ce l'hai scritto, per cui ecco, allora rendi questi appunti in guisa di recensione e vediamo di fare una bella recensione al quaderno di Guido Mazzoni. Oh, io sono profondamente contento perché settimana scorsa mi ha fatto la presentazione a Milano ed è venuto Milo De Angelis, che ha parlato in modo commovente, Umberto Fiori, poi più giovani Massimo Gezzi e Flavio Santi. E per me è una enorme soddisfazione vedere questa, adesso è arrivato Andrea Cortellesa e adesso parleranno Maria Grazia Calandrone e Gilda Policastro. Devo dire che Guido, che con
conosco da 25 anni, è una colonna per me, è un punto di riferimento e mi auguro che lo sarà anche per gli autori dei quaderni futuri, ecco, perché i quaderni continuano. Grazie a Guido. Allora, voi vi siete prima Maria Grazia, ecco, che iniziamo da Agostino Cornale. Allora, io direi di passare in rassegna uno alla volta ai poeti, in modo da permettere anche la lettura, e quindi tra l'altro questa sera il fatto che voi vi siate così equamente, voi due, Maria Grazia e Gilda, divise gli autori da presentare, è chiaro che rende il mio compito molto più leggero, ecco, quindi io non devo praticamente fare se non il passaparola. E quindi, ecco, Maria Grazia Calandrone con specificamente su Agostino Cornale. Sì, insomma, sapendo che Guido avrebbe fatto una panoramica così accurata come quella che ha fatto, ci siamo occupate dei poeti, appunto, abbiamo approfondito più i testi, i singoli testi. E tirando a sorte, capita, cominciamo con Cornali. Le poesie di Agostino Cornali vanno lette una dopo l'altra, perché permettono di ambientarci progressivamente in un mondo che non conoscevamo, ci guidano e ci lasciano camminare in un mondo visibile, descritto con chiarezza e pacatezza. La voce è sicura, prende fiato dalla terra che vede, perché racconta precisamente quello che vede, ma, come sempre fanno i poeti, selezionando quello che ricade nel cerchio dell'interesse e del mondo conosciuto da colui che scrive. Non si tratta infatti di un reportage di viaggio, bensì di mondo mescolato al tempo. Dato un luogo, se ne risale spesso la memoria, portando sulla pagina, a volte attraverso i concreti reperti osservati, l'oggettistica di cui parlava appunto Guido poco fa, l'antecedente storico, fino a quello che Cornali stesso definisce in nota trasfigurazione epicheggiante di un bidello, definito cantore, custode delle ombre. L'ampio apparato delle note ci dice molto della poetica di Cornali, che vuole e sa giustificare ciascuna sua parola. E infatti ogni sua parola è nitida, una scheggia chiarissima di mondo, sebbene, come abbiamo detto e come scrive anche Niccolò Scaffai nella sua bella introduzione, precipitato nel passato. Scaffai notò anche le ascendenze pusterliane, luziane e montaliane della poesia di Cornali, che presenta però una novità, una effusività piana, diremmo quasi fraterna, diremmo anche didattica. E Scaffai scrive anche di affioramenti del rimosso sotto forma di figure incagliate che sporgono qui e là dal paesaggio, sia esso interiore o invisibile. Il risultato è una poesia impastata di tempo e di frammenti emersi, ma convincenti quanto il mondo osservato in presa diretta, un mondo chiaro, spiegato nella sua ampiezza e profondità, e spiegato anche come lo spiegherebbe ai ragazzi. Ora, tu forse hai un'esperienza di questo genere, no? di didattica, perché è chiarissimo questo, a parte il bidello, è chiarissimo nella tua scrittura l'intento comunicativo e questo continuo sbalzo temporale che mi ha affascinato molto. Ma dimostraci quello che ho detto. Io leggo tre versi di Agostino, gli stessi che ho letto a Fahrenheit l'altro giorno, li ho presentati tutti e sette. Non so niente di un paese circondato dai torrenti e sospeso sopra un fondovalle di fabbriche tessili, ponti e scolari che aspettano l'autobus, niente delle sue cripte, degli anfratti, dei tagli nella roccia che nascondono sepolture preistoriche. So che a quest'ora l'oscurità rifluisce sul fondo delle strade e tu, come una naiade indomita, la traversi. Allora, io innanzitutto ringrazio i presenti, ringrazio chi mi ha introdotto e permettetemi di fare un ringraziamento particolare a Guido Mazzoni, che è un critico che io stimo tantissimo, mi ha insegnato tanto con i suoi libri
e sapere che ha letto con attenzione i miei testi veramente mi onora tantissimo. Dunque, tutte le mie poesie sono legate a dei luoghi che ho visitato. E inizio proprio con quella a cui si accennava del Bidello, che è legata a un paese in cui ho insegnato un paio d'anni fa, il cui nome rimanda nella radice etimologica a latina al bosco, il bosco recintato, e questa idea mi ha fatto pensare ad Ariosto. Un tempo qui era tutto un bosco, erano selve spaventose e scure, recita una voce smarrita di cantore, di custode delle ombre che a quest'ora s'affollano nei corridoi. Adesso attraversiamo gallerie, sottopassaggi, tunnel, il fiume con denti d'acciaio scava ancora il suo letto, non trova pace. I nostri figli scendono da corriere azzurre, s'accalcano davanti alle porte ancora chiuse. Non dicono nulla, sono senza fiato, ma con gli occhi cercano qualcuno, cercano te. Adesso leggo un testo che descrive invece una valletta alle porte di Bergamo. Bergamo è circondata da delle valli che ospitano ciascuno un monastero, e accanto al monastero c'è una sorgente. Se qualcuno vuole seguire sul libro, a pagina 28. Questo testo è anche un po' un'allegoria di quello che per me vuole essere, di cosa per me significa scrivere poesie. Val Marina. La tua insonnia è un allarme gridato nei boschi, un ansimare di sorgente dal fondo della conca, un sussurro che da secoli rincorre se stesso dentro le celle del monastero. Val Marina, il tuo corpo acceso, preda dell'affanno, reliquia fluttuante sopra gli orti e le terrazze, satellite lanciato nel vuoto, e poi lasciato solo, solo, solo. Questo libro ha iniziato a costruirsi quando alcuni miei amici sono partiti per andare a lavorare all'estero, e io, più che la tristezza, insomma, provavo una forte invidia. E siccome Sanguinetti diceva che si scrive per antipatia, ecco, anch'io ho provato un forte senso di, appunto, di frustrazione. E allora da quel momento i miei testi hanno cominciato a prendere una direzione precisa. In questo caso accenno a due amici, una è andata a vivere a New York e l'altro a Abu Dhabi. Pagina 31. A chi chiedeva cosa fate, tutto il giorno rispondeva: levighiamo le pietre come la corrente del Serio, ascoltiamo il vento che nasce nei crepacci e nelle gole di montagna, che ululando scende a valle e increspa l'acqua delle rocce, e poi guardiamo, guardiamo. Siamo le torri di avvistamento, i quattro quadranti contano gli anni, persi a fissare il sole sopra i vetri delle Etihad Towers e dei grattacieli sulla Quinta Strada. Un giorno qualcuno prenderà il nostro posto per altri millenni ancora, in un silenzio stratificato, fossilizzato. Infine concludo con un testo che descrive un parco che si trova sul fiume Mincio. Si chiama Parco della Sigurtà, è un parco pieno di fiori ed è quasi una sorta di tappa obbligata per le coppie che vogliono andare a,
a divertirsi, insomma, nella natura. È un posto molto banalmente romantico, diciamo. E io ci sono stato e, come spesso mi capita, ho sbagliato il tempo, perché sono andato nel momento in cui la gran parte dei fiori, soprattutto le rose, non erano fiorite, quindi non si vedeva granché. E questo mi ha dato uno smarrimento che ho cercato di trascrivere in questa poesia. Il fiore che si rompe nel fiore, scusate, pagina 37. Il fiore che si rompe nel fiore e accende una corolla di paura e di risentimento nel fondo più buio dei tuoi occhi rassegnati davanti alle vasche invase dalla melma, è l'unico ordine concesso al nostro vagare incerto tra le spine dei rosetti non ancora fioriti. Grazie. In pratica risponde anche un po' a quello che diceva Mazzoni prima, e te l'ho già fatta a Milano, quindi so che vuoi rispondere. Ogni testo che è inserito nel quaderno porta un toponimo, sembrano proprio dei punti di appoggio dei quali forse in un futuro libro che includesse questi testi con altri potresti fare a meno. È un'impressione sbagliata? Allora, no, è giusta, e devo dire che le parole di Guido facevano riferimento al radicamento. Sicuramente c'è l'esigenza di un radicamento. Io sono nato a Milano, vivo a Bergamo, ho passato molto tempo in montagna, ho sempre pensato di non avere proprio uno spazio fisico al quale appartengo davvero. E siccome gli ultimi testi sono in realtà dedicati alla memoria di mio nonno, che è scomparso un anno fa quasi, proprio nello scriverli ho pensato che la concretezza del suo corpo, anche proprio nel momento in cui soffriva, poteva essere una sostituzione del radicamento che io sento di avere bisogno di indicare attraverso i toponimi che metto in esergo. Quindi forse nel futuro la tematica del corpo, della persona concepita in questo modo, potrebbe essere un sostituto del luogo. Sì. Grazie. Allora chiamiamo Claudia Crocco in ordine rigorosamente alfabetico, ed è nuovamente Maria Grazia che la presenta. Guido ha tirato un filo fra tutti questi autori, e qui siamo, però facciamo un salto grande, sebbene sempre nello stesso tipo di contemporaneità, ma vista con occhi completamente diversi. Con Claudia Crocco entriamo invece nella più nuda contemporaneità, come scrive lei stessa guardando alle spalle al Novecento, secolo disincantato, che ha creduto di distruggere le illusioni e arrivare al solido nulla. E racconta un mondo precario, composto di istanti, frammenti, fatto di incontri senza alcuna premessa né promessa di eternità, come è scritto benissimo. Cito Claudia: non credono a un destino, lei crede a uno spietato, un casuale incrocio di atomi e umori, non cerca altro. Di incidenti e persone che vogliono e non vogliono essere viste, guardate sì, viste no. Credo che un nucleo della poesia di Crocco sia nella differenza tra guardare e vedere, perché il vedere è il senso di un approfondimento che può anche preludere una visione. Il guardare si limita alla registrazione del mondo o, come spesso accade in questi testi, allude alla breve soddisfazione dell'essere guardati nella pozza d'acqua immobile dello schermo, a partire dal titolo Il libro dei volti, che, come nota opportunamente Massimo Gezzi, è traduzione del nome di Facebook, fino alla descrizione di isolate scene, di isole di sesso virtuale. Tutto quello che avviene sullo schermo non è propriamente reale, eppure ha conseguenze.
Dunque modifica il nostro concetto di realtà e modifica anche il nostro concetto di tempo, o meglio, di durata. Dove Cornali legge storia nei luoghi del presente, Crocco depriva di storia e tridimensionalità anche i corpi. Si immerge in un precariato assoluto, dove sole cose durevoli sono le incertezze, la sola cosa che rimane è la paura. La sola cosa non precaria è l'essere precari. Il serpente del tempo lineare si riavvolge ogni volta su se stesso e rischia di costringerci nelle sue spire. Ma il processo, in origine, è stato inverso. Il precariato è partito dal mondo fino a invadere l'interiorità. Il precariato sentimentale che Crocco mette spesso brutalmente in scena deriva dal precariato lavorativo, dall'assenza di futuro, cioè di destino, che patisce la popolazione giovane universitaria del nostro Occidente. La mancanza di prospettive reali ha riverberato il suo veleno sulle vite interiori dei ragazzi che si preparano ad abitare questo mondo, secondo l'amara metafora del formicaio, salvi per oggi, come scrive lei, un oggi istantaneo dove siamo soltanto, cito, l'eccitazione qui di confessare i frammenti per dire che ci sei. Qui finisce il quaderno e non ricordo se ci fu risposta o solo il silenzio di una condivisione estranea, non comunicabile. Lei sentiva forse davvero il canto degli ubriachi, oppure l'eco di istanti che saranno strappi nella pelle, nei tessuti interni, eccitazione, vetro indifferente. Non so bene ora, ma mi chiedo se davvero stava già così, fissava me, il vuoto c'era, una finestra sui colli, un pomeriggio di aprile. Claudia Crocco che leggerà lentamente. Grazie. Allora, grazie a Franco Puffoni, a Maria Grazia Calandrone, a Gilda Policastro e a Guido Mazzoni. E so che sarò probabilmente in minoranza, ma mi permetto di fargli esprimere due punti di senso con la progressione, come hai detto, di Guido Mazzoni. Una è una piccola digressione storica, cioè c'è anche un altro momento in cui il poemetto e la poesia in prosa si contendono l'egemonia, che è il passaggio tra 800 e 900, e infatti inizialmente c'è un'oscillazione terminologica nella forma poesia in prosa, e addirittura si usa quella poemucci in prosa. Non vi taglio oltre con la poesia in prosa, ma ci tenevo a dirlo. E il secondo punto su cui non sono d'accordo è per quanto riguarda la mia Blaghetti in particolar modo. Io rifiuto in realtà l'idea di stile novecento, non credo che la poesia che studio abbia a che fare con quello che ho scritto, che non so neanche bene se considerare poesia. E queste citazioni che avete fatto entrambi, che ovviamente richiamano Sereni, ecco, ci devo spiegarlo dopo che ho letto, dopo che ho sentito la tua, il tuo discorso, per il quale ti ringrazio, a Radio Fahrenheit. In realtà sono citazioni di citazioni. Quella, forse, il libro non è autobiografico. Quello che mi interessava era la violenza dei rapporti umani e il modo in cui è evidente sui social network. Sì, tutto questo è vero. Però c'è un'unica sezione che è autobiografica, che si chiama Congedi, perché è interamente ambientata a Siena negli anni dell'università e dedicata ai miei amici e compagni di percorso. E quella poesia lì, il quaderno, è un quaderno di appunti, è il racconto di una lezione di un corso di poesia contemporanea. E quindi è io che conosco la poesia per la prima volta, ecco, quello è l'unico punto forse veramente autobiografico. E così. Il resto, il discorso sulla visione, sì, sui social network è giusto. Sì. E a questo punto vi leggerò Io voglio essere guardata, che sia il titolo di una sezione che di una poesia. In 64. Io voglio essere guardata. Guardiamo. La schiena e il vestito come si piega sulla pancia. Controlli ora le cosce se si vedono, i collan tesi. I capelli si reggono sulla te di questo mese. Poi le labbra. Serrate mentre passi il rossetto, con gli occhi sgranati. Prima chiaro e poi più intenso.
Inutile nascondersi, non voglio. Io voglio essere guardata. La faccia, come portarla di notte, tornando, e non potere cambiare anche quella al mattino. Scolorirne i tratti per cancellarne il ricordo. Bleffare con il tempo e le foto. Il grumo di rimmel sulle ciglia che sbattono contro il vetro, le iridi, capovolte. Vedermi, vederci, noi, la lingua, le viscere riflesse, usurate nel tempo senza distanza. Noi non vedevamo, la miopia del mio nulla intatto, riflesso in ogni angolo del peggio sporco, negli aero pubblico. Mentre sui tasti succedeva tutto, negli occhi, e la faccia registrava già. Guardiamo noi ora ancora. Io vedo la distanza, non è quella dall'inizio. Ora è fra la mia faccia di ieri e lo status di oggi, nel vetro, che la restituisce a scaglie, si è rotto ieri. Tutta la solitudine e l'egoismo, ognuna ha una faccia riflessa sul vetro sporco, un gioco di abitudini e tagli senza sangue, noia e crudele eccitazione. Io voglio essere guardata. Allora, ci tenevo a dire anche che per me è stato importante quello che cito, poi le serie TV che cito, Black Mirror, i Radiohead, ai quali il titolo di una sezione è tratto da una canzone dei Radiohead. Questa poesia nasce dalla lettura di un poeta che non c'entra niente con me, credo, cioè Philip Larkin, perché All Solitude is Selfish l'ho rubato e tradotto e inserito appunto nel mio testo. L'altra che leggerò adesso è più avanti. Pagina 95. Abby. Le due donne al centro hanno un vestito nero, senza maniche nonostante l'inverno, il nylon sulle braccia bianche. Sono pronte per una scena fuori. Si guarderanno per controllare il trucco in ascensore. La più giovane porta orecchini di rame, l'altra soltanto un anello sottile nella sinistra. L'uomo accanto a lei, che stasera sarà l'unico con un lavoro vero, stringe quell'immagine come un trofeo negli occhi. Poi suda appena è sulla porta, appena vede gli altri nello specchio d'ingresso. Nella foto i colori ricreano gli anni 90, parlano dei loro quasi 30 anni, dell'intesa da coppia ambiziosa, di quel che diranno a tutti tra poco. Per un attimo tu ne sei partecipe. Spero che lui scelga le frasi giuste, che lei invecchi bene e non abbiano paura. Temi finisca troppo presto, che non sappiano aspettare gli entri. Guardi le sue gambe senza la fitta che hai di solito pensando alle tue. Ma solo speri le noti ancora a lungo lui. Non ce la farai. Vederli felici non servirà a capire, non allontanerà la frenesia a guardare. Replicherai errori invidiando storie a cui non credi. Non sarai più forte di loro, parlerete d'altro quando vi incontrerete, non le ansie separate, sempre le stesse. Ti sentirai sempre poi. La domanda che ti vorrei fare si riferisce sempre al dialogo che abbiamo fatto a Milano con Jezzi, che citava peraltro Philip Larkin, e tu l'hai citato poc'anzi. Io mi permisi di dire, e chiedo a te se sei d'accordo, se ti sembra una corbelleria, che prima di Philip Larkin quest'anno ricorre il centenario di Proof Rock, e tra 5 anni uscirà la Wasteland, e quel commesso che si accoppia
con la segretaria del monolocale, la segretaria non ne ha voglia, il commesso è foruncoloso e lei è una ragazza emancipata. Ecco, questa ragazza emancipata che mentre il commesso si agita su di lei pensa tra poco se ne andrà, io potrò rilassarmi sul divano. Ti assomiglia? È una citazione azzeccata, proprio è fuori di strada. Ecco, ovviamente non è fuori di strada, è azzeccata. Mi assomiglia, sì, nella misura in cui parlo di persone che non sono sempre me stessa qui dentro, nella misura in cui assomiglia appunto a tutte le figure che tentano di avere un volto tra realtà e finzione e virtuale. Pongo una proofwork evening, Andrea. Ti va una proofwork evening per il 17. A questo punto dovrebbe venire Lanza, ma Lanza è rimasto a Catania. E voi sapete che a Catania c'è il più grande centro commerciale dell'isola e si chiama Etnapolis e ha dedicato a Etnapolis il poemetto con appunto con questo titolo e ha molto colpito noi il gruppo di lettura. Io vorrei leggere per introdurre poi la scheda critica che ne farà Maria Grazia Calandrone. Mi sembra una scheda critica a metà in condominio con Gilda Policastro. Allora, io leggo appunto un testo è un frammento da Etnapolis ed è di domenica. Il centro commerciale naturalmente è aperto a domenica. Invitiamo tutto il personale ad ultimare le operazioni di apertura, grazie. La vita poi si attiva con precisa lentezza dentro e fuori i negozi. La vita è cieca, automatica, che rompe da gesti meccanici, mnemonici, minimi, quotidiani, come la spazzata. I numeri a 3 o 4 cifre sul registro dei corrispettivi, l'avvio dei computer, l'accensione delle luci, da metà galleria, dai chioschetti, si scatena l'umido rumore dei piattini e delle tazzine, cucine domenicali in cui il cielo entra allungarsi sul tavolo. Ecco, tutti noi che non siamo siciliani, se pensiamo alla Sicilia, pensiamo a qualcosa che è assolutamente lontano da questo Etnapolis. E credo che Lanza abbia colpito nel segno. Sì, ha spostato lo sguardo in effetti. Antonio Lanza apre con le due sezioni domenica da cui ha letto Franco e lunedì il poemetto Sweet Etnapolis, opera su un centro commerciale dove la vita dei singoli individui è ricoperta da un cerone di scena, cito, le si ricuce in petto la forza di tornare manichino che rende le persone quasi icone da teatro no e il sarcasmo è sferzante, cito, santo il profitto, santo lo sfruttamento, santa la pena tra gli pneumatici che portano la polvere del pomeriggio. Dopo un'apertura da presa diretta, entrambe le sezioni si chiudono con lo sguardo del poeta che da un punto di osservazione posto tanto in alto da costringerlo a sporgersi, registra un mondo domenicale apparentemente felice, se visto da quella distanza. E così pure l'assolato mondo delle anime disperse del lunedì, fino all'orario di chiusura e di nuovo alla conta del profitto. Ma il lunedì segnala anche che tutto quanto vive in quel mondo a circuito chiuso vive sotto lo sguardo delle telecamere di videosorveglianza. Una realtà videoripresa, una mascherata videoripresa, dunque letteralmente una messa in scena. Nessuno è libero, nessuno è felice,
ma il poeta registra la realtà con straordinaria potenza drammatica, come scrive Fabio Pusterna nella sua introduzione, dandoci almeno la consolazione di un'intelligenza all'opera sulla realtà, mordente, militante, concreta, come è sempre stata quella dei poeti di fabbrica, sia che la fabbrica comparisse nei loro versi come argomento del poetare, sia che la vera vita del poeta sia vita di operaio come Franzin, Di Ruscio, Agostoni, e passo a Policastro che operaia non è, di seguitare. Questa staffetta sul corpo vivo di Antonio Lanza, che tra l'altro ho visto a Messina, nel suo territorio, si muove con molta grazia, devo dire. Vabbè, e quindi tu adesso continui su Lanza? No. Vai oltre. Allora congediamo Lanza. Ecco, vuol dire che anche in questo quaderno la diversificazione geografica è molto accentuata, tra l'altro non ci sono autori né di Roma né di Milano, e questa è la prima volta. Sono tutti da altri territori. Claudia Crocco è generazione Erasmus, ma è nata a Napoli, ha fatto l'università a Siena e adesso ha finito il dottorato. Quanti giorni fa sei che hai finito il dottorato? 10 giorni fa è diventata dottore di ricerca, quindi facciamo un applauso alla più giovane. Alla più giovane poeta Claudia Crocco di questo quaderno, ma non al più giovane in assoluto, perché il più giovane in assoluto era nel precedente quaderno ed era Samir Galal Mohamed, quel ragazzo di padre egiziano. Allora, con te passiamo al poeta successivo, che è Franca Mancinelli, giusto? No, allora, sono già d'accordo con i miei tre poeti, diciamo, di lezione, che a un certo punto del mio discorso entreranno in scena, perché ho diluito le osservazioni di tre poeti in un discorso un po' più ampio. E questo perché avevamo pensato come intervento conclusivo, quindi il mio intervento è soprattutto una domanda a tutti i poeti che poi farò alla fine. Ecco, e volevo riprendere un po' il discorso di Guido, perché così involontariamente, senza che ci fossimo minimamente coordinati o messi d'accordo, i nostri interventi in qualche modo si apparentano, soprattutto perché il discorso di Guido nasceva nel segno della generazione, quindi il quaderno di Franco Buffoni segnala ogni 2 anni l'emersione di una nuova generazione di poeti, e mi piace cominciare nel segno della generazione perché sono reduce da una discussione con un gruppo di poeti bolognesi che addirittura sono una nuovissima e ultimissima generazione, ancora più recente di quella dei poeti del quaderno, che sono nati tutti più o meno negli anni 80, cioè poeti nati addirittura negli anni 90, esistono poeti nati negli anni 90. E di questi poeti mi sorprendeva proprio la fiera ostentazione della generazione, la chiusura nel noi, un po' asfittica, la chiusura in questo recinto del noi. E uno in particolare, il responsabile del sito La Balena Bianca, che spesso si occupa di poesia, lamentava l'assenza di poesia nella sua generazione dal respiro poematico, e attribuendo la responsabilità a internet, alla scrittura frammentata, intermittente e discontinua. Ecco, questo discorso sulla generazione mi ha colpito perché per la mia generazione decisiva è stata un'acquisizione di parola plurale che, insomma, devo attribuire al curatore principale Andrea Cortellessa, che nell'introduzione la mutuava da Antonio Prete, cioè la coesistenza di più generazioni all'interno di un'epoca, quindi la concomitanza, la moltitudine delle generazioni. E poi un altro dato importante connesso a questo di parola plurale era il criterio del floruit come criterio di scansione dei poeti antologizzati e non della appartenenza anagrafica, cioè l'idea che nello stesso campo, il campo della poesia, possano operare poeti di più generazioni, quindi i poeti vecchi non siano dei sopravvissuti, diciamo, ma vivano pienamente nella loro epoca, con tutto ciò che questo implica in termini formali, di stile, di ricerca, di adeguamento ai tempi, appunto. E se i poeti foscolianamente e sanguinetianamente ne ricevono la qualità. E quindi
tra gli anni 60 e gli anni 70 Montale è coetaneo, no, non è coetaneo, ma è contemporaneo di Balestrini, anche se gli dividono 40 anni ad anagrafe. E quindi per 26 anni il quaderno di Franco Buffoni ha segnato l'emersione della miglior poesia contemporanea, con alcuni poeti che poi nel tempo, e lo ricordavi tu nell'intervista a Fahrenheit, hanno riconfermato la loro appartenenza di area, alcuni sono qui presenti, altri che invece poi chi più chi meno, chi consolidandosi nell'area della poesia come Maria Grazia Calandrone, chi dividendosi tra poesia e critica come Guido Mazzoni, e chi proprio intraprendendo strade più diciamo spiccatamente legate al romanzo, per esempio Emanuele Trevi, Mario Desiati e Flavio Santi, che è qui prefatore. E in ogni caso, quello che sorprende ogni volta a sfogliare i quaderni è trovare che in questi poeti ci sia già una piena maturità, e che i poeti che vengono, che si diciamo auto-antologizzano in qualche modo, e poi hanno una marca di stile che poi confermeranno successivamente, tanto che molti poeti poi esordiscono proprio con un libro che riprende in qualche modo, pur ampliandolo, la raccolta contenuta nel quaderno, che come Franco Buffoni ricorda ogni volta è un libro di una raccolta di sette libri, non è un'antologia propriamente, è una raccolta di sette libri. E io ricordo che appunto per la mia tornata del quaderno, il decimo, che radunava oltre appunto alla sottoscritta poeti come Corrado Benigni, Andrea Bresaminello, Laura Pugno, Italo Testa, Francesca Matteoni e dimentico qualcuno, Nacci, Luigi Nacci. Era diciamo un'occasione di... Comunque stanno tutti indicati qua nella terza pagina, c'è l'elenco completo di tutti gli autori dal 91 a oggi. E diciamo che insomma per noi era un momento effettivamente di emersione, tranne forse Laura Pugno, che era già, aveva già insomma una raccolta o no, più raccolte al suo attivo. Per gli altri poeti era un momento di emersione importante, era anche un momento di festa. Noi avevamo preso le presentazioni del quaderno con un vero e proprio tour, quindi ci muovevamo sempre tutti in massa, tutte le presentazioni. E così come in ogni consorzio umano diventavamo amici, diventavamo rivali, diventavamo nemici e così via. E rispetto a quella generazione di inquadernati che era la mia, questo quaderno secondo me segna una svolta, che è effettivamente un po' la qualità di questi tempi. I poeti sono sempre molto individuati e caratterizzati, però al tempo stesso, secondo me, hanno, e questo è il motivo per cui ho fatto un discorso più ampio invece delle singole schede, hanno dei tratti comuni che li collocano in un'area che si è sempre più precisata e definita negli ultimi anni come lirica o neolirica contemporanea. Ecco ad esempio, e poi leggeranno Franca Mancinelli e Daniele Orso, a leggere Franca Mancinelli appunto e Daniele Orso, anche se la prima predilige forme diciamo più libere, sconfinando nella prosa, e il secondo ha una metrica più rigida, le terzine addirittura, si sente un'area comune a livello di, a mio parere, di costruzione dell'immagine, prima ancora che di uso della lingua e di scelta del genere. Ecco, le cose sono viste, avvicinate, secondo un'idea classica, che direi classica della poesia. E anche se ci sono i telefoni in Orso e le macchine, i motori in Mancinelli, il mondo non è un orizzonte tecnologico, cibernetico, postumano, e nemmeno ormai una foresta di simboli. Ci sono alberi, fiumi, torrenti, colli, sole, sentieri, erba, tane, rastrelli, spighe, innaffiatoi. Gli innaffiatoi forse erano incornali. Interni spesso rurali, sono l'ambiente fisico reale, direi, di questa poesia, ed è vero anche che alcuni di questi autori vivono effettivamente nei paesi e non nelle metropoli. Ecco, questo tratto, Guido prima marcava una differenza tra la poesia e la narrativa, questo tratto però accomuna
la poesia e la narrativa contemporanea, che in questo periodo in particolare, penso a opere recenti anche di un relativo successo come L'Arminuta, uscito, un romanzo uscito per Einaudi, Borgo Vecchio di Caracciura, ecco, si ambientano in un mondo rurale, ecco, e la realtà è resa in queste opere attraverso un immaginario che resta lo sguardo a un orizzonte naturale, di sicuro non tecnologico, e meno che mai informatizzato. E poi è singolare invece verificare come i versi spesso in questo quaderno comincino tutti con le maiuscole, come spesso impone Word più che una scelta deliberata e predeterminata. Ecco, non so se vogliono già leggere, sì, mi fermo un attimo, Franca Mancinelli. Franca Mancinelli, se credo che il testo corretto a fare, e quello di pagina 159. Puoi poggiare la testa dove la terra fonda molle, nella cuna tra i colli dove si veste d'acqua, insegue la bolla di vita tenue, il sorriso chiuso nella pelle d'ambra, gli animali nell'inverno addormentati nella tana. Grazie, grazie Franco Buffoni per la sua voce intrecciata ai miei versi e per la possibilità di essere nel quaderno insieme al comitato di lettura. Grazie a Gilda e a Guido Mazzoni, a Maria Grazia e agli amici che sono qui e che sono con me in queste pagine, in questa piccola comunità che si sta formando, come un po' probabilmente nei quaderni precedenti. Leggo alcuni testi, a differenza delle altre raccolte, la mia silloge è una silloge antologica e una prima parte tratta dal mio primo libro, Malacruna, che è uscito per Mani nel 2007, e una seconda parte del mio secondo libro. In questa prima lettura leggerò da questi due libri. Solo, vi dico solo che Malacruna viene dal serbo croato, mala significa piccola e cruna, corona, e anche corona di spine. È una frase che ho ascoltato durante un viaggio che mi è stata detta e l'ho accolta un po' come nelle fiabe, quando si incontra la strega che ti dice quello che ti accadrà. Smetto di piangere solo quando il motore è acceso. Le immagini scorrono. Chiudo gli occhi nel sedile dietro mentre guidi sulle strade in collina dove il cielo traspare dalle foglie. Non farti accorgere, non dirmelo che la fuga si è chiusa in un cerchio. Non darmi questo mondo fermo di cose intonacate e appese. Lasciami come un gatto lontano alla svolta, sul ciglio di una strada dove si aprono valli di viti e ulivi e non trovo la casa. Quanto paziente, ostinato amore nel gesto che fai di muovere passi avanti e indietro nella sala, mentre col braccio e un ginocchio fingi di addolcire una cuna sulla sterrata. Come dondola il mondo e le cose di nuovo tremano. Anch'io sarò nel buio. E la ragazza Arco appoggia un piede in aria e congiunge costellazioni di non generati al grido che ha rotto ora le acque. Appesa la pelle a un ramo cattura il vento. È una busta della spesa di desideri altrui svaniti in uno sguardo. Nel treno del mio sangue salite. Adesso sono a Pasta Madre, che invece è il mio secondo libro del 2013, che è uscito per Nino Aragno. Ve ne leggo tre. Un colpo di fucile e torni a respirare. Muso a terra, senza sangue sparso. Cose guardate con la coda di un occhio che frana, mentre l'altro è già sommerso e tutto si allontana,
gli alberi si piegano su un fianco, perdono la voce in ogni foglia, che impara dagli uccelli e per pochi istanti vola. Cucchiaio nel sonno, il corpo raccoglie la notte. Si alzano sciami sepolti nel petto, stendono ali. Quanti animali migrano in noi, passandoci il cuore, sostando nella piega dell'anca, tra i rami delle costole. Quanti vorrebbero non essere noi, non restare impigliati tra i nostri contorni di umani. Darò semplici baci di sutura, verserò saliva a ogni giuntura, sarò sbucciata e dolce ai denti. Ogni mattino ti coglierò un pugno di fiori dal selciato. Per te avrò aghi sempre verdi e sboccerò ogni inverno per bruciarmi. Grazie. Allora chiamiamo d'urgenza Daniele Rosso. Introdotto questa dicendo che da certe sfumature nel lessico si coglie che tu hai anche studi scientifici alle spalle. L'estate in piscina, le estati passate a nuotare nella piscina di cloro e cemento, nell'acqua le orecchie, gli occhi nel sole, lasciarsi affondare, toccare il fondo e risalire in superficie ciclicamente, con una bracciata di solito, con uno sforzo a volte di volere invece di riuscire. Facciamo subito leggere lui, tu non aggiungi altro? No, io dico qualcosa però la domanda. Ok, ringrazio tutti. E per quanto riguarda le iniziali, è vero, è Pigrizia Award, ma è con poco giudici. Allora, la prima che leggerò è l'educazione cattolica. Boh, non so, non tiene niente. Questo sole, quest'aria, e non è questo sole, non è quest'aria. Le piante, quante sono, non sono mai nate. Il rosso ai fossi è questo rosso, non conosce altri rossi. Le mosche che s'alzano dai fossi in nugoli neri, sono nate oggi, false sono le mosche di ieri. La luce è questo essere felici, queste campane e i suoni riflessi che sbattono contro i gridi dei gelsi che nascondono bene, bambini che tremano al fresco dei campi. Ma non è che i preti mi fecero felice, non è che i preti mi aiutarono a salire sui muri della chiesa a spiare le partite. Non fecero per me fionde catapulte. Non fui un solo giorno felice grazie ad altri, né io fui mai agente di grazie altrui. Quindi leggerò una breve, quindi. No. La pagina. Sì, questa che leggerò si intitola I romanzi ed è a pagina 237. Rosso è il cuore e in basso, sta a sinistra, scrive la Saba. La letteratura è sempre di destra, chiosava Pierpaolo. La verità è che i romanzi sono sempre così pietosamente ostili alla ragione. Che succedeva a Dachau paese, mentre poco distante l'essere scompariva nei forni del campo e l'agnese andava pedalando come fosse niente a morire. E non so quanto tempo ho ancora. Allora leggo.
leggo questa. Pagina 214, carta tabacco. 214. Sì. Scendiamo in quattro il breve tratto di discesa che dal rifugio riporta alla strada, più che sentiero mulattiera, che sale, a salirla, da dove si inerpica, nel bosco, fra secchi aghi di pino e tronchi schiantati dal recente temporale, alle malghe lontane. Scendiamo festosi, uno qua, due là, le gambe lasciate andare, sciolte, le ginocchia molli e fiacche, come chi vive la sua vita di certo non lassù, ma in pianura, laggiù, dove le asperità sono di talpe, appena appena pronunciate. E non queste, non montagne, non le belle, aperte e forti, ma vita di lombrico, che nella stasi cerca il suo cammino. Lasciamo indietro Antonio, il bambino, che raccoglie funghi e da solo scala monti, cavalca moto, con le sue ditine tozze, le unghie martellate, il pollice nero, è da credergli se dice che non è nemmeno pianto un poco. Lasciamo Stella, la cagnetta, che s'affanna attorno all'osso. Lasciamo una vita che invidiamo. Lasciamo il cielo chiaro, le rocce e il senso di un più chiaro andare. Ma dobbiamo riprendere la marcia e ripartiamo, svagati come solo, chissà che tutto sommato, male che vada, tornerà alla sua piana, al suo mare, che per qualcuno, qua, per Antonio magari, o chissà, è solo un deserto piatto immaginario, un lago immenso, immenso zero. Andiamo, incerti sul da farsi, incerti sull'andare, andiamo. In cuore sappiamo che male che vada, dovesse la pioggia, un fortunale sorprenderci, o tuoni fulmini minacciarci, potremo ritornare sui nostri passi, al rifugio, dove cibo, caldo e parole stanno vicini, a portata vicinissima di mano. Sappiamo che Antonio non sarà con noi, non desisterà, non dubiterà, lui saprà quale sia da farsi e da solo, solo lui, basterà salvarci in un futuro non lontano. E il suo, per piacere, grazie e prego. Daniele, tu adesso, ecco, magari supini, visto che non è presente, abbiamo già parlato prima con Guido, magari se sunteggi quello che leggo io, un testo di Stefano Pini che è stato trattenuto a Milano. Sorry? Sì, ne abbiamo parlato. Pini è tuo, adesso ragazzi, mi avete fatto un casino voi due e guarda. Sì, va bene, non diciamo le certe cose. E comunque Stefano Pini è trattenuto a Milano perché un capufficio severissimo non l'ha lasciato partire. E io leggerò di Stefano Pini, che del quale comunque ha già detto abbastanza diffusamente Guido, questa poesia che si intitola Treviglio, che è il suo paese natale, Viale del Partigiano. E qui c'è il campo da calcio improvvisato e naturalmente Milo De Angelis ha scoperto un epigono e l'ha voluto prefare. Si pensava allora quel che non si sapeva dire. I termini sepolti per la campagna, le vie, curve e circonvallazioni interne e non più la linea dell'infanzia. Si intuiva il traguardo di un'età, segreta nell'erba dei giardini, i pali improvvisati e niente traversa, le spalle agili sulla schiena. Beh, in filigrana c'è De Angelis, chiaramente. Però è un ragazzo di 30 anni di oggi. Comunque, no Maria, grazie, se tu hai preparato qualcosa su Stefano, che vuole un concetto fondamentale, dillo così che... No, no, dai, forza. Lo spiedire. No, ma non c'è niente. No. Gliela do a lui volentieri. Vabbè, no, dillo pubblicamente. Poi io ci terrei, davvero, sia Guido, sia Maria Grazia, sia Gilda, se voi queste cose le pubblicaste, perché per i giovani del quaderno è molto importante. Visto che le avete scritte, che le avete faticate, queste cose pubblicatele, per favore. Dai, di quello che vuoi dire velocemente su Stefano Pini. Dispiace che non ci sia, perché
mi è simpatico. Vabbè, questo già l'avete detto voi, sono De Angelisiani, eccetera, eccetera, la toponomastica che richiama la poesia di De Angelis, ma non quando produce versi trionfali come l'Edera solennemente bella, e quando è occasione in senso montaliano per i ricordi di un'infanzia di cui non c'è più niente. Non è certamente vero, perché le parole di Pini restano, restano le tracce del vissuto, ovunque, in noi e nei luoghi che abbiamo abitato, restano e significano cose che ancora ci riguardano, sebbene la memoria sia anche detta glaciale, un'istantanea che cristallizza le situazioni e il fluire coerente della vita, anche qui in una specie di varco temporale soggettivo, come in Cornali, che si apre nell'occhio di chi guarda il mondo, la realtà delle cose. A questo proposito sembra utile notare che la sillogia di Pini è divisa in sezioni molto brevi, composte a loro volta di poesie brevi, a significare il peso specifico che l'autore concentra in ogni sua parola, scritta sotto, cito lui, il cielo d'Ovatta, lombardo, se si ha il coraggio di guardare. Questo appello al coraggio della visione è una chiave che Pini offre e ripete al suo lettore, in questo caso al contrario di Claudia Crocco, scrivendo che nessuno dice che il buio non è lo stesso per tutti. Dunque il poeta si assume il compito di indagare nelle faglie del buio, di riportare a galla il rimosso nelle pieghe della città che osserva, proprio come il profilo delle cose in una serratura. Pini è colui che guarda attraverso il buco di una serratura e racconta cosa vede, pari al vento affilato dove si nasconde marzo, mentre restiamo perché abbiamo stretto un patto con i corpi e le fabbriche. Il mondo ci ha chiamati e noi siamo stati al gioco, ben sapendo che è un gioco, condotto con valore come una partita di pallone, con il continuo e drammatico tentativo di vivere che nota ottimamente De Angelis nella sua introduzione, insistendo anche molto sul tema della ripetuta esposizione dei giorni della giovinezza, fino a essere noi stessi traccia di vita, memoria viva di chi verrà dopo di noi, nel continuo fluire di un'esistenza più grande di ogni singolo che siamo e confessa di aver vissuto. Questo poi ve le do. Grazie. E invece Jacopo Lamonda, avete diviso Jacopo? No, no, la, è tutto su. Jacopo Lamonda, del quale peraltro Guido ha già detto questa faccenda, della, lui va a capo quando va a capo la riga tipografica, però a differenza appunto dei ragazzi del gruppo GAM, che oggi tra l'altro hanno 50 anni, Andrea Inglese, Andrea Raus, è tutti già messi nei quaderni, 3, 4, 5 quaderni fa, Alessandro Brocchi, eccetera, lui scrive oggi, lui ha 30 anni oggi, e io ho fatto questa riflessione proprio presentando lui tra l'altro la parte di biologia l'anno scorso. Dicevo, se Giampiero Neri si dà la sensazione della visione semantica, nel senso che tu leggi un testo di Giampiero Neri e capisci perfettamente quello che lui scrive e capisci anche che però la poesia sta in quello che lui non ha scritto, la poesia risiede appunto nella visione semantica. Invece nel gruppo GAM solitamente la visione sintattica. Ecco, con Jacopo, a mio modo di vedere, torniamo invece nel pieno della teorizzazione di Glass, che comunque ha 20 anni ormai. Ma sì, prima aggiungo qualcosa su, su quella diciamo, definizione iniziale che ho dato di questo quaderno come classico. È classico per quello che avevo cominciato a dire, soprattutto per l'io, che sento molto tradizionale, molto centrato, e l'autoriflettersi. In questo quaderno mi sembra che determini una declinazione degli eventi in termini di accadimenti, soprattutto interiori. Non mi sembra di aver
letto di guerre, di migranti, di un orizzonte diciamo anche solo vagamente politico. E per converso però se appunto prendo le poesie in cui compaiono i motori o la macchina in Mancinelli, non trovo quell'epica del minuto e dell'insignificante che è di certa poesia contemporanea, penso per esempio alle osservazioni di Nathalie Quintan, in cui il massimo dell'evento registrato è il gomito che esce fuori dal finestrino quando si viaggia, oppure l'aspettativa del passeggero rispetto al guidatore e così via. Quella che appunto in Francia si chiama la literalité, nella poesia accade nient'altro che quello che accade. Ecco, qui non c'è questo orizzonte, c'è piuttosto un'identificazione con l'inanimato, come nota poi Anetta a proposito di Mancinelli accostandola all'opera di un artista come Sophie Cal, anche se io questo accostamento non l'ho trovato proprio evidente, ecco, ci vorrei magari poi ragionare anche con l'autrice. E quello che soprattutto non c'è è diciamo, il senso profondo dello shock. Anche quando le cose invecchiano, decadono, muoiono, c'è sempre una sorta di visione rasserenante che appunto si deve alla tradizione lirica. Quello che di recente Giovannetti, appoggiandosi a un teorico come Kaller, ha definito il voicing, cioè quel parlare diciamo in tre, quella triangolazione, per cui nella poesia ci sono io, ci sei tu che leggi e c'è quell'altro che guarda, che orecchia, che ascolta. E che in questo caso a me sembra il poeta vecchio, quel poeta sopravvissuto delle generazioni antiche, con i suoi versi spesso mandati a memoria o riproposti o riformulati. E poco importa che, come dice Flavio Santi nell'introduzione a Orso, convivano i Baustelle e Fortini o giudici, come ha corretto opportunamente Mazzoni. La matrice è appunto classica. Classica è l'idea di come si vedono le cose, come vanno sistemate in un componimento, come vanno rese in versi e partecipate. E se poi si sconfina, è in effetti alla canzone pop che si guarda, non alle forme poetiche della ricerca contemporanea. Non distantissimo è l'Anza, appunto, di cui avevo in affidamento la seconda metà, che predilige le invenzioni verbali di impronta dantesca, magari di un Dante ripassato da Caproni, di Etnapolis, esatto, che è appunto ha la città affocata, lei appietrata come da bimba, piacciati entrare intera nel mio canto, e trova effettivamente quell'idea poematica che secondo il poeta nato negli anni 90 si era persa nella scansione ebdomadaria e nel luogo simbolo di Etnapolis, che è appunto il centro commerciale in cui si ambienta la raccolta. La nota stonata, felicemente stonata, il desinat in piscem, direbbe Orazio, è proprio Jacopo Ramonda, che con la dedica ad Andrea Inglese della seconda sezione della sua raccolta rende esplicito in qualche modo il debito con i Prati, in generale appunto con la tradizione della prosa in prosa che tu nell'intervista a Fahrenheit chiamavi prosa dopata, se non sbaglio. Ecco, prosa dopata, sì. Io ho messo l'espressione tra virgolette perché mi piace troppo. Sì, è vero, è molto pertinente. Quindi squarci di realtà minuta, accidentale, con la ricorrenza dei nomi che occhieggia in qualche modo alla narrazione senza però la prigionia della trama e la fantasia del romanzo. Ecco, dice Umberto Fiori nell'introduzione che l'arte di Ramonda è togliere, e dove Fabio Volo scriverebbe un intero romanzo, lui si affida alle ragnatele di una, cito, condizione desolatamente comune. Fantasia del romanzo che poi via via ha contagiato tutti gli autori in prosa, ultimo Andrea Inglese, anche Brogi pare stia scrivendo un romanzo. E nella seconda parte effettivamente c'è più Andrea Inglese. Poi finiscono con l'inventarsi, adesso Flavio Santi che è partito appunto dalla poesia in dialetto friulano, che è passato alla poesia in lingua, adesso si è inventato il detective friulano con caratteristiche alla... E l'altro giorno ha detto: io non scrivo più poesia, mi piace tanto leggere per farlo. Senti, siamo qua, fallo, vieni. E quindi non più pittura. Ecco, lui invece si inventerà probabilmente un detective valdese, perché lui è dalle valli valdesi. No, non è esattamente, non è carino. Ecco, beh, insomma, però sei lì, non è carino. E quindi
appunto dicevo, nella seconda parte di questa raccolta si sente più Andrea Inglese, nella prima c'è una dominante bruggesca, mi sembra appunto da Brogi, con gli interni coniugali, le separazioni, l'incomunicabilità. Ecco, il mondo è di nuovo uno scatto mosso, sfocato, non un'asserzione, nella cosiddetta post-poesia o nel genere del genere, anche questa è di Magrelli. E questo secondo me è un momento di tangenza tra le due aree, appunto quella, diciamo, tra virgolette liriche e quella della ricerca, vogliano o meno gli autori e consuonino o meno i linguaggi. Grazie, io sono commosso dallo sforzo critico che è stato fatto stasera da ben tre persone, davvero. Mi spiace che non sia stato registrato. Ah, no, stai registrando? Ah, sta registrando, benissimo. Ecco, però loro hanno promesso di pubblicare le cose, per cui noi vogliamo che mantengano le promesse. Anche per te leggo un brano che ho letto a Fahrenheit. Anna apre lo sportello della lavatrice e la svuota, trasferendone il contenuto in una bacinella. Si dirige verso il balcone che si affaccia sul cortile interno e stende il bucato sui fili. A un tratto le scivola di mano una camicia. Istintivamente si sporge dalla ringhiera e tende un braccio per afferrarla al volo. Guardandola precipitare dal quarto piano, per un lasso di tempo che sembra dilatarsi all'infinito, Anna ha la sensazione di cadere a sua volta. Le capita lo stesso quando si sveglia di soprassalto da un incubo ricorrente in cui sogna di essere costretta a lanciarsi nel vuoto da una grande altezza. E se vogliamo, chi ha letto Il vetraio di Baudelaire, di Poème en prose, che peraltro è il padre di tutti voi, di prosa in prosa, gamma e quant'altro, qui. Io almeno io ce l'ho sentito. Allora, Jacopo Lamonda. Allora, buongiorno a tutti. Anch'io ringrazio ovviamente Franco, Gilda Policastro, Maria Grazia Calandrone, come dicevi in apertura Agostino, in modo particolare Guido Mazzoni, perché insomma, come gli scrissi in mail un paio d'anni fa, per me è davvero un onore particolare che mi abbia detto con questa attenzione, e lo dico pensando alle prose contenute nei mondi, non tanto per l'influenza che ha avuto su di me, quanto proprio per lo stimolo, perché poi credo ci siano anche delle differenze tra la mia scrittura, quella di Inglese, di Brogi, di Mazzoni, ma è quello che conta poi è lo stimolo, credo, più ancora dell'influenza. Vi leggo tre prose tratte dal mio primo libro, che è uscito per un piccolo editore proprio di Roma nel 2014, e poi nella seconda tranche due prose da un nuovo lavoro che è ancora in corso d'opera. Sono a pagina 305, la prosa è quella che dava il titolo al libro, una lunghissima rincorsa. Mentre ti aspetto seduto su una panchina, mi lascio catturare dal modo in cui uno sciame d'api si spinge avanti, contorcendosi, aggrovigliandosi in un intreccio di orbite ellittiche. L'avanzata del sistema è una conseguenza delle derive dei suoi componenti, che sembrano rincorrersi tra loro. Nell'illusione che il numero dei passi sia proporzionale alla distanza coperta, procediamo lungo un percorso spirale in cui scopriamo quello che vogliamo dire nell'atto di dirlo, tra errori, dimostrazioni di coraggio e ripensamenti. La capacità di coordinare i movimenti e avanzare in posizione retta è un meccanismo che pare studiato apposta per permetterci di affrontare la lunghissima rincorsa che ci aspetta. Inseguendoci a vicenda, in nome di una particolare forma di contorsionismo che riconosciamo come amore, creiamo un groviglio difficilmente districabile di interdipendenza, speranze, aspettative disatteso mantenute e interpretazioni equivoche simili a stelle cadenti. Un'illusione ottica originata da uno sciame di meteore che si rincorrono in vano lungo orbite parallele,
sulla traiettoria della Terra, finendo per esserne travolte e scritolandosi nel contatto con l'atmosfera. Sembra pagina 305N, catap numero 95. Mi ero svegliato con quasi un'ora d'anticipo, riemergendo da un sogno che non riuscivo a ricordare, ma di cui sentivo ancora il peso. Mi ero appena vestito e mi stavo preparando per andare a lavorare, quando il telefono ha iniziato a squillare. Mentre mi avvicinavo, sapevo già quello che avrei sentito non appena alzata la cornetta. Era il suo tono di voce, sono state altre due conferme. Come immaginavo, mi è stato detto che Anne era morta nella notte. Per qualche motivo ho deciso di cambiarmi e farmi la barba. Poi ho chiamato in ufficio, dimenticando che era ancora troppo presto perché qualcuno rispondesse. Quando ero ormai pronto ad uscire, già con le chiavi di casa in mano, è scattata la sveglia. Sono andato a spegnerla e ho sentito la necessità di stendermi un attimo sul letto, con scarpe e cappotto. Sono rimasto lì per qualche minuto a guardare il soffitto e mi è tornato in mente il sogno. Infine, torpore, catap numero 147, che è a pagina 299. V non praticava alcun tipo di sport dalla fine delle scuole superiori, e cioè da circa 20 anni. Uscendo dalla banca in cui lavorava, con una sigaretta ancora spenta tra le dita e la valigetta di penne nella mano libera, sentì come un richiamo. Un impulso improvviso e incontenibile di mettersi a correre, a cui cedette senza esitare, vestito così com'era, in camicia e completo classico, mettendo un piede davanti all'altro sempre più rapidamente, con l'impressione di poter accelerare all'infinito. Un groviglio quasi inestricabile di passanti affollava i portici, ma vi riuscì a farsi largo con agilità, scartando a destra e a sinistra e urtando con una spada alcuni pendolari del tutto simili a lui, ma che procedevano molto più lentamente o nella direzione opposta. Superò la fermata del suo autobus e con essa gli anni di esilio spontaneo, la difficoltà a parlare in pubblico, la sua timidezza cronica con le donne, lo stress che prima o poi trovava una via d'uscita inappropriata, sotto forma di disturbi psicosomatici, cali di concentrazione, abitudini maniacali e varie paranoie ricorrenti, tra cui un'ostinata ipocondria. Il suo corpo sembrava uscito da un torpore decennale e V aveva finalmente riacquistato percezione del suo respiro e del suo battito cardiaco. Mano a mano che lo sentiva accelerare, cresceva proporzionalmente in lui la convinzione che tutto si sarebbe risolto, non soltanto durante, ma per mezzo della corsa. Grazie. Grazie. Noi abbiamo il time over alle 21.30, quindi abbiamo ancora 8 minuti, allora o facciamo una rapidissima, veloce, proprio pochi versi ciascuno come commiato, oppure se volete invece fare domande ai nostri poeti, come preferite. Cortellessa si è immerso nella lettura. Vuoi dire qualcosa, Andrea? Vuoi chiedere a Ramon da Catap da cosa? Beh, ovviamente ha poco a che fare, no? Col catap di Barrocks, con quel tipo di salto sintattico, però ho riflettuto parecchio sul fatto di includere o meno questo termine nel titolo di ognuna delle mie prose, nel primo libro, e poi alla fine mi sono sentito legittimato a farlo per il semplice fatto che parto scrivendo dal catap, anche se poi
negli esiti non si direbbe, no? Io credo molto nella scrittura quotidiana, ma se parto dalla pagina bianca non ottengo nulla, quindi parto dal get-up. E mi è sembrato una sorta di tributo, no? Il fatto di riprendere queste formule esplicitandole nel titolo, per quanto appunto negli esiti sia, ed è anche un po' una provocazione se vogliamo, perché poi ripeto, solitamente quando Jacopo si dice c'è anche una grafica che contemporaneamente alla sua lettura disegna, e c'è sì, perché il collage c'è una componente di quindi è una cosa. Sì, c'è anche un get-up in questo senso, un collage. Sì, c'è altro il tuo tempo di cognato, sì. Fatto dell'essa, andiamo a ritroso e quindi saltando gli assenti, se Franca vuole leggerci ancora una poesia, Franca velocissima però. Leggo dalla terza parte della mia silloge che si intitola Tasche finte, e che in questo prossimo libro a cui sto lavorando sono brevi frammenti di prose. Nel giardino, vicino al pozzo di mattoni, un gomito di acciaio emerge dalla terra e si congiunge a un tubo di plastica che striscia sull'erba fino a raggiungere l'orto. La sera, con una sigaretta tra le dita, guardando il cielo scurirsi come terra bagnata, mio padre annaffia. Frutti sempre più piccoli di quelli che si aspetta riempiono ogni tanto le sue mani e un canestro sporco sulla credenza. Quando è laggiù, nascosto dalle piante dei pomodori, nell'angolo più lontano del giardino, posso sentire dal pozzo l'acqua versarsi e scendere tra i granuli, fino alle radici dove è attesa. Qui, dove il flusso dell'acqua si perde, crescono erbe dure da estirpare, infestanti dal piccolo fiore, piante dal frutto velenoso, cibo per gli uccelli. Ma non riesco a zapparle via, non riesco a riparare la falda. Grazie. Abbiamo una poesia di Agostino Cornari in conclusione. Visto che prima ho accennato la figura di mio nonno, volevo concludere con un testo che racconta il momento in cui il suo medico mi ha detto quanto gli restava. Insomma, lui abitava in un paesino di montagna in cima a una valle bergamasca. Forse su questi versanti, verdi di pinete e muschi, s'andava per more, lumache, qualcuno trovava porcini enormi, anche fuori stagione. E a chi anni dopo, con il fiato rotto, risalì la valle per parlare con i medici, fu risposto: ancora qualche mese, qualche luna che col suo raggio illumina i crinali, le rupi e i prati d'alta quota. Grazie. Grazie. Daniele Rosso. Allora leggo il retro dell'ultima poesia che ho letto, Battiano 118. Ma a questo mondo niente è sicuro, magari sarà invece una canaglia, identico a tutti gli altri, e per questa povera, povera Italia non ci sarà futuro. Grazie. Tanto velocissimo, Claudia Crocco. Allora, è una poesia pagina 97, si chiama Diario. Diario è diario, la bacheca, insomma, Facebook. Ora pensi alla vita raccontata, la tua, qualche frammento che non vuoi dire o distribuire in immagini. Il servizio psicoanalitico a chilometro zero, dei lunghi aperitivi e delle chat private. Se qualcosa rimane, sai che cambia, dicono cambia sempre. In fondo non esiste, sei soltanto le citazioni qui di confessare, i frammenti per dire che ci sei. Grazie. Grazie. E allora abbiamo ancora un minuto per Jacopo. Grazie. Ecco, la prima prosa di un,
di un testo che in realtà è composto da due, però Fiori nella prefazione ha colto quella che lui chiama un'obliqua dichiarazione di poeti, che sono abbastanza d'accordo. Quindi Nina, quando un'onda una la estirpa, ma di solito si riforma rapidamente in un altro punto dell'appartamento, una lotta impari, ricrescono come erbacce. Sono ragnatele sottili e perfette, costruite ad alta quota, agli angoli del soffitto. Vibrano per correnti d'aria quasi impercettibili. Come reti, trattengono la polvere e alcuni dei pensieri sospinti dal calore verso gli strati più alti e rarefatti dell'atmosfera interna alla casa. Da terra sono visibili soltanto in particolari condizioni di luce, quindi piuttosto difficili da individuare durante le pulizie. Talvolta, prima di rimuoverle, Nina ne ammira la perfezione. Per ragioni imperscrutabili, le sembrano opere incompiute, l'ossatura trasparente di un progetto più ambizioso. Grazie. Grazie. Io a questi poeti che con questa liberalità sono venuti a Roma per leggere le loro cose, auguro una fortuna che, peraltro, se pensate, nei primi quaderni sono usciti Stefano Dal Bianco, Alberto Delie, Antonio Riccardi, Aldo Nove, ecco, poi appunto già menzionati qui presenti, per cui Claudio Damiani, anche quello dei primi quaderni. Ecco, io auguro a voi la stessa costanza e lo stesso scambio con la poesia per tutta la vita. Ciao, grazie.